Buonasera, pronti per una nuova edizione del nostro TG, ma subito i nostri titoli. Avviso di garanzia per i segretari calabresi di CGIL, CISL e UIL per effetto del decreto sicurezza. Nel mirino la manifestazione degli ex LSU e delle PU dello scorso dicembre, quando i lavoratori occuparono i binari della stazione di Lamezia. Visita sorpresa del subcommissario Schell all'Annunziata di Cosenza, ispezionati tutti i reparti. L'allarme di Gentile con il blocco delle assunzioni, dice reparti accorpati. Un costruttore molto conosciuto a Vibo è stato trovato morto in una via del centro città. L'uomo sarebbe stato aggredito da una persona non ancora identificata. Operazione della polizia a Vibo, in manette il braccio armato della Cosca Mancuso. L'inchiesta è coordinata dalla DDA di Catanzaro. Poche ore dopo il rinvio a giudizio, altra indagine sul sindaco sospeso di Riace, Mimmo Lucano, indagato per truffa e falso. Il segretario nazionale del PD Zingaretti lavora per le europee e regionali ed Oliverio annuncia le primarie per la scelta del candidato alla presidenza. Elaborata in Calabria l'etichetta accessibile e narrante destinata ai consumatori non vedenti e ipovedenti. Massiccia adesione all'iniziativa organizzata dall'AVE e dal Sor Optimis alla Camminata della Salute per sensibilizzare ad un corretto stile di vita e alla prevenzione. Ancora buonasera dalla redazione del TG Ten. Dunque, avviso di garanzia per i segretari calabresi di CGIL e CISL e UIL per effetto del decreto sicurezza dopo la manifestazione degli ex LSU e delle PU dello scorso dicembre, quando i lavoratori, ricorderete, occuparono i binari della stazione di Lamezia. Ricordate la manifestazione degli ex LSU e delle PU del dicembre scorso? Circa 500 lavoratori occuparono i binari della stazione di Lamezia Terme per protestare contro la mancata adozione di provvedimenti per la loro stabilizzazione. Accanto ai lavoratori c'erano anche i segretari generali della Calabria di CGIL e CISL e UIL, Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo. La circolazione ferroviaria sulla linea tirrenica, la principale della Calabria, venne bloccata e i treni in viaggio furono fermati. Ebbene, quella protesta potrebbe costare cara ai vertici calabresi della triplice sindacale. Ai tre, infatti, è stato notificato un avviso di garanzia emesso dalla Procura di Catanzaro per interruzione di pubblico servizio in base al decreto sicurezza, provvedimento voluto dal ministro dell'Interno Salvini e approvato in via definitiva lo scorso novembre, che introduce nuove norme sulla sicurezza, tra cui anche il reato di blocco stradale, che comprende l'ostruzione o l'ingombro dei binari. Nessun commento al momento da parte dei segretari calabresi di CGIL e CISL e UIL, che attendono di vedere il fascicolo. La sanità, visita a sorpresa del subcommissario Schell all'Annunziata di Cosenza, ispezionati tutti i reparti. Intanto c'è l'allarme di Gentile che dice con il blocco delle assunzioni reparti accorpati. All'Annunziata preferiscono parlare di visita, non di blitz. Di fatto il subcommissario Thomas Schell è arrivato a Cosenza a sorpresa, effettuando un vero e proprio sopralluogo. Lo confermano i vertici del nosocomio. Sono stato chiamato dal subcommissario, io ero in ospedale e l'ho accolto all'ingresso dell'ospedale. E insieme siamo stati in giro per l'ospedale per un'oretta, ho visitato tutto l'ospedale, il pronto soccorso, i reparti, i servizi. Il subcommissario mi ha chiesto un po' tutti i programmi che erano in corso, in itinere, sia per quanto riguarda gli aspetti strutturali, tecnologici, ma anche quelli del personale. Insomma, è stato un accesso e un percorso, direi, positivo. Passato a quanto pare il primo esame, resta il problema del personale da assumere entro fine aprile, prima che scatti il nuovo blocco del turnover. Nell'ospedale di Cosenza manca soprattutto personale paramedico. Io ho fatto presente al subcommissario la situazione dell'Annunziato, ho detto che avevamo in corso l'assunzione di 50 infermieri e di 100 OS e più una decina di medici, quindi ritengo che non tanto per i medici che possiamo sopperire, ma per quanto riguarda gli OS e gli infermieri sono figure indispensabili che l'Annunziata deve avere, perché altrimenti i servizi possono subire delle sofferenze. Noi abbiamo tutte le graduatorie, le abbiamo già date anche alle altre aziende della regione e non esiste più il problema di fare il concorso, perché noi possiamo attingere direttamente alle nostre graduatorie. Il problema è che il blocco non ci consente di avere altre autorizzazioni e quindi di coprire tutti gli organici. Se come previsto a maggio scatterà lo stop alle assunzioni, per l'ospedale hub della città d'Abruzzi sarà un'estate difficile.
Se a maggio dovesse scattare questo blocco, noi purtroppo per il periodo estivo siamo costretti ad accorpare dei reparti e diminuire dei posti letto con dei enormi sacrifici e difficoltà per quanto riguarda la gestione del pronto soccorso, perché per quanto concerne il pronto soccorso il problema più grosso è l'aspetto strutturale che stiamo già provvedendo attraverso l'ampliamento del DEA, ma soprattutto il problema dei posti letto. Si è in attesa del decreto speciale per la sanità annunciato ieri dal ministro Grillo. Ci sono alcune bozze del documento già all'attenzione degli addetti ai lavori. Quale valutazione? Qualcosa di nuovo che va vista con molta cautela, con molta attenzione, perché la sanità è una cosa molto seria. Botta e risposta sui debiti del sindaco di Cosenza. Chiudo questa mattina la nota del consigliere regionale Carlo Guccione, nel pomeriggio invece le precisazioni da parte dell'ufficio legale del comune. Questa mattina la nota del consigliere regionale Carlo Guccione, in cui chiede di fare chiarezza sulla sentenza della Corte d'Appello e sugli eventuali debiti privati del sindaco Chiuto pagati con i soldi del comune. Nel pomeriggio arriva la secca smentita dell'ufficio legale di Palazzo dei Bruzzi, che sottolinea il comune di Cosenza non pagherà i debiti del sindaco e mai lo farà. Ma andiamo per ordine. Guccione sottolinea in una nota che i cosentini non possono pagare i debiti di Occhiuto. Il sindaco, aggiunge, deve oltre 78.000 euro per ogni anno del suo mandato. Già tempo fa, anche attraverso un'interrogazione indirizzata al sindaco, avevamo chiesto, aggiunge Guccione, come mai il comune di Cosenza non si fosse costituito in giudizio e perché non fosse stata resa la dichiarazione di terzo, visto che l'omessa dichiarazione obbliga in solido il comune e quindi i cittadini a pagare per i debiti di Occhiuto. Ma a stretto giro di posta arriva la smentita del comune, che sottolinea non vi è stata alcuna sentenza del tribunale, della corte d'appello e di qualsiasi organo giurisdizionale che ha dichiarato che il comune di Cosenza debba pagare somme per conto di terzi. Nel 2012, fa sapere Palazzo dei Bruzzi, Equitalia promuove una procedura di pignoramento presso terzi a causa di alcune cartelle non pagate, avente come debitore Mario Occhiuto e come terzo pignorato il comune di Cosenza. In pratica si chiede al comune di Cosenza di pagare direttamente ad Equitalia le somme che dovrebbe dare a Mario Occhiuto. Tale procedura presuppone che il terzo pignorato rilasci una dichiarazione in cui specifica le somme che dovrebbe corrispondere al debitore principale, in questo caso al sindaco. Equitalia, non soddisfatta dalle dichiarazioni rese dal comune di Cosenza, che aveva comunicato la presenza di altra procedura esecutiva, ha chiesto al giudice dell'esecuzione del tribunale di Cosenza di sospendere il procedimento principale al fine di instaurare un ulteriore giudizio denominato accertamento dell'obbligo del terzo. Il tribunale di Cosenza, prosegue l'ufficio legale del comune, nell'ambito di tale giudizio incidentale, il 9 gennaio del 2018 aveva semplicemente accertato che il comune di Cosenza ha erogato l'indennità di sindaco a Mario Occhiuto. Risulta quindi totalmente assurda e inveritiera la ricostruzione di taluni, prosegue l'ufficio legale, che tentano di far credere che il comune di Cosenza debba pagare somme in sostituzione di Mario Occhiuto. Il 10 aprile scorso la Corte d'Appello di Catanzaro, in sostanziale accoglimento di un motivo di appello proposto dal comune di Cosenza, ha dichiarato che il tribunale di Cosenza ha errato nel ritenere che il comune eroghi l'indennità del sindaco al lordo delle ritenute fiscali e contributive, modificando pertanto la sentenza del tribunale di Cosenza sotto tale specifico aspetto. Dunque nessuna somma ha mai corrisposto a terzi il comune di Cosenza, se non quelle ritualmente trattenute sull'indennità del sindaco, e se mai dovesse essere tenuto al pagamento di altre somme, le stesse troveranno capienza sia sugli importi attualmente ancora trattenuti e ritualmente accantonati, sia sull'indennità di fine mandato. La cronaca adesso: un costruttore molto conosciuto a Vibo è stato trovato morto in una via del centro cittadino. L'uomo sarebbe stato aggredito da una persona non ancora identificata. Città sconvolta ed incredula per la tragedia che si è consumata questa mattina nei pressi del nuovo tribunale di Vibo Valentia. Un imprenditore molto conosciuto in città, l'ingegnere Gaetano Rizzuto, è morto in seguito ad un'aggressione avvenuta in una zona del centro cittadino davanti ad uno stabile in via di costruzione proprio alle spalle del nuovo tribunale. Dalle prime ricostruzioni l'imprenditore sarebbe stato aggredito a colpi di mattone, ma il decesso sarebbe dovuto ad un malore che lo stesso avrebbe avuto proprio in seguito all'aggressione. Gaetano Rizzuto, 72
22 anni, ex dirigente della provincia di Vibo Valentia, è un noto ingegnere e costruttore vibonese. Lo stabile, teatro della brutale aggressione, è in via di costruzione ed è appunto di proprietà dello stesso Rizzuto, che risulta direttore dei lavori finalizzati alla realizzazione di un fabbricato da destinarsi a uffici, attività commerciali e abitazioni. Attirati dalle urla del professionista, alcuni passanti hanno avvertito le forze dell'ordine. Sul posto sono subito giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, e gli agenti della polizia per i rilievi del caso. Gli investigatori della squadra mobile hanno quindi raccolto le testimonianze delle persone presenti sul luogo della tragedia, nel tentativo di identificare l'autore o gli autori che hanno addirittura tirato addosso del professionista uno o più mattoni. Da scoprire le cause del litigio, al momento non si esclude alcuna ipotesi. Rimaniamo a Vibo, operazione della polizia in manette, il braccio armato della Cosca Mancuso, l'inchiesta coordinata dalla DVA di Catanzaro. A poco più di 48 ore dal blitz contro il clan dei Piscopisani, la polizia piazza Vibo Valentia un altro colpo contro l'Andrangheta. Dopo l'operazione rimpiazzo, ecco quella denominata errore fatale. Le squadre mobili di Vibo Valentia e di Catanzaro, insieme a quelle del Servizio Centrale Operativo di Roma, sono nuovamente entrate in azione. Sotto il coordinamento della Procura Distrettuale Antimafia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 persone ritenute responsabili del tentato omicidio di Francesco Mancuso alias Tabacco e dell'omicidio di Raffaele Fiammingo, ritenuto all'epoca il boss di Rombiolo, avvenuto a Spinica nel luglio del 2003. In manette sono finiti esponenti di spicco della 'ndrangheta vibonese. Si tratta di Giuseppe Corinti, detto Peppone, ritenuto dagli inquirenti il boss di Zungri, Domenico Polito, detto Mimmo, originario di Paradisoni ma residente a Tropea, Antonio Prenesti di Nicotera, arrestato dalla polizia a Milano, e Cosmo Mancuso, già in carcere nell'ambito di altri procedimenti penali e condannato nell'ambito del processo scaturito dall'operazione Costa Pulita. L'errore fatale è stato quello commesso da Mancuso Francesco alias Tabacco e Raffaele Fiammingo di andare a chiedere il pizzo ad un'attività commerciale il cui titolare era il fratello di Antonio Prenesti, braccio destro e operativo di Mancuso Cosmo alias Michelina. A fronte di questa richiesta estorsiva, Antonio Prenesti ha chiesto l'autorizzazione a Mancuso Cosmo di rispondere a tale provocazione. Mancuso Cosmo ha dato il via libera affinché potessero essere uccisi Francesco Mancuso e Raffaele Fiammingo. Nell'ambito dell'agguato, Raffaele è stato ucciso mentre Francesco Mancuso è semplicemente stato ferito. Inizialmente aveva tentato addirittura di curarsi da solo a casa, per poi dover essere costretto, diciamo, ad andare in ospedale per le cure mediche. Secondo l'ipotesi accusatoria, il fatto di sangue sarebbe maturato per contrasti insorti nella gestione delle attività criminali tra i componenti della famiglia Mancuso, da una parte la fazione capeggiata dal Tabacco, dall'altra quella guidata da Cosmo alias Michele. L'aspetto più importante, messo in evidenza dal procuratore della DDA Nicola Gratteri, è la capacità investigativa ormai raggiunta dalle forze dell'ordine, che confermano il fatto che nel vibonese niente più resterà impunito. Possiamo definirlo colpo grosso oggi, con i vertici di una cosca importante che sono stati colpiti. È un omicidio importante avvenuto nel 2003, è importante oggi perché sono stati arrestati tra i vertici della famiglia Mancuso, che è una famiglia di 'ndrangheta più importanti d'Italia. E quindi ritengo che sia un colpo grosso, sì. Poche ore dopo il rinvio a giudizio, altra indagine sul sindaco sospeso di Riace, Mimmo Lucano, indagato per truffa e falso. Nuovi guai giudiziari per Mimmo Lucano, il sindaco sospeso di Riace, destinatario di un nuovo avviso di garanzia emesso dalla Procura di Locri per i reati di truffa e falso ideologico, sempre in relazione alla gestione dei migranti nel borgo della Locride. Un avviso di conclusione delle indagini che arriva poche ore dopo il rinvio a giudizio deciso dal GUP. Lucano infatti andrà a processo insieme ad altre 26 persone l'11 giugno davanti al Tribunale di Locri. Adesso, nell'ambito del secondo filone dell'inchiesta Xenia, i PM di Locri contestano a Lucano e ad altre 9 persone di aver ospitato i profughi in alloggi non idonei. Nel mirino ancora una volta i fondi per l'accoglienza, al centro delle indagini una presunta truffa da 134.000 euro. Nel capo di imputazione a Lucano si contesta di aver indotto in errore il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Reggio Calabria, ricorrendo all'artificio di predisporre una falsa attestazione in cui veniva dichiarato che le strutture di accoglienza per ospitare i migranti esistenti nel territorio del comune di Riace erano rispondenti e
conformi alle normative vigenti in materia di idoneità abitativa, impiantistiche e condizioni igienico-sanitarie, ma quegli appartamenti, secondo le accuse, erano privi di collaudo statico e certificato di abitabilità. E non è tutto. Per un anno ancora il sindaco sospeso di Riace non potrà fare rientro nel suo paese per effetto del divieto di dimora disposto a suo carico dal Tribunale della Libertà di Reggio Calabria. A determinare il prolungamento della misura è stato proprio il rinvio a giudizio. Il Tribunale della Libertà, infatti, nel disporre la revoca dell'ordinanza di custodia cautelare emessa il 2 ottobre del 2018 dal GIP di Locri, emise il divieto di dimora per 6 mesi a Riace. Lo stesso collegio dovrà pronunciarsi nuovamente sulla misura cautelare dopo l'annullamento con rinvio deciso dalla Corte di Cassazione. Le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi. I militari della sezione radiomobile di Cosenza hanno rinvenuto al primo piano di una palazzina disabitata nel centro di Cosenza 2 fucili con relativo munizionamento perfettamente efficienti e pronti all'uso, nonché un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti. I carabinieri, nel corso delle perquisizioni estese agli appartamenti dello stabile, hanno rinvenuto accuratamente occultati un fucile da caccia calibro 12 oggetto di furto nel 2017 e un fucile calibro 38-40 modello Winchester con matricola brasa, entrambi con relativo munizionamento. Inoltre, poco distante, sono stati trovati 100 grammi di marijuana unitamente a materiale per il confezionamento. Non mandano i figli a scuola, denunciati 8 genitori nel Regino per inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare dei propri figli minorenni. I carabinieri di Taurianova e Polissena, in sinergia con gli istituti scolastici e servizi sociali locali, hanno verificato la regolarità della frequenza alle lezioni di numerosi bambini delle elementari e hanno accertato che alcuni di loro, benché formalmente iscritti, si erano assentati per gran parte dell'anno e senza giustificato motivo. Brutale pestaggio per motivi sentimentali a Corigliano Rossano, un 39enne con precedenti penali, è stato denunciato dai carabinieri per lesioni gravi. La vittima, un 37enne, colpito ripetutamente alla testa. 250 kg di novellame sequestrati lungo la statale 106 dalla Capitaneria di Porto di Crotone. Il pescato è stato scoperto a bordo di un furgone in transito sulla statale. I militari impegnati nelle attività di controllo hanno notato la presenza di 2 veicoli e hanno così deciso di effettuare un'ispezione e trovato l'ingente quantitativo di prodotto detenuto illecitamente. 31 tende usate per l'emergenza nell'area di San Ferdinando sono state smantellate, ospitavano 150 migranti. Le operazioni si sono svolte senza alcun disordine. La pagina politica adesso. Zingaretti, per superare la crisi in cui si è infilato il partito, ha deciso di cambiare le carte in tavola. Nessuna rivoluzione o rottamazione, ma la costruzione di un partito aperto per incassare il sostegno di tutti coloro i quali hanno sbattuto la porta in faccia al PD e votato per Di Maio e per Salvini. Non per convinzione ideologica, ma per protesta. Il segnale di questa apertura, diciamo così, è rintracciabile anche nella candidatura alle europee di Franco Iacucci, al quale il partito ha chiesto di metterci la faccia, con la promessa che, se non dovesse andare bene, a lui verrà riservato un posto in lista per le regionali. A proposito dei regionali, pare che Zingaretti abbia incontrato Mario Oliverio per stabilire il da farsi. La prima cosa che il segretario, sempre secondo i bene informati, ha detto al governatore è che il candidato alla presidenza della regione uscirà dalle primarie. In pratica, ciò che il governatore voleva. Lo stesso temeva, infatti, che il partito potesse avere un'idea diversa. Morale della favola? Pace fatta, almeno così pare. Ma resta il nodo delle difficoltà interne al PD calabrese, dove, nonostante la spinta del commissario Graziano, restano forti le pressioni esercitate dalle componenti. Le europee saranno un banco di prova, così come le amministrative nei comuni più attenzionati dalla politica, Vibo, Rende, Corigliano Rossano. È qui che si misureranno a suon di preferenze le varie anime del partito. I numeri racimolati saranno importanti e forse determinanti per avanzare richiesta di visibilità in chiave regionale. Elaborata in Calabria l'etichetta accessibile e narrante destinata ai consumatori non vedenti e ipovedenti. Avete mai provato a fare la spesa o a prendere dei prodotti alla dispensa senza poter vedere o leggere le etichette? Ogni giorno in Italia 1,5 milioni di persone affrontano queste piccole e grandi difficoltà.
barriere invisibili ma insormontabili per una fetta di consumatori ai quali di fatto viene impedito di avere accesso ad informazioni basilari utili per scegliere o consumare in sicurezza migliaia di prodotti alimentari. Leggere l'etichetta è un diritto del consumatore, ma tutti i consumatori devono essere messi nelle condizioni per poterlo fare, e l'etichetta è una di quelle barriere invisibili che creano grandi difficoltà e anche in un certo senso indicata dal legislatore europeo nel regolamento 1169 del 2011, dove tra le premesse è inserito che l'informazione al consumatore, il produttore dovrebbe darla anche a chi ha menomazioni visive, usa testualmente queste parole, e allora ecco che noi con il CREA, SISPRE e l'Unione di Ipovedenti e Non Vedenti della sezione di Cosenza abbiamo pensato di avviare questa iniziativa, che non è un punto d'arrivo ma un punto di partenza per riuscire ad arrivare ad una normativa che renda veramente accessibile l'etichetta alimentare. Una novità che parte dalla Calabria e che sta trovando il supporto delle istituzioni. Non sarà un iter semplice, ma la strada è già stata tracciata. Con l'etichettatura è importantissimo, perché noi possiamo farci la spesa da soli, sapendo la qualità, sapendo la quantità e soprattutto sapendo la scadenza. Accanto all'etichetta accessibile, quella narrante che garantisce la tracciabilità elettronica di un prodotto. Acidi grassi saturi, 74 grammi acidi grassi monoinsaturi, 10 grammi acidi grassi poliinsaturi. Un sistema messo a punto dal SISPRE che potrebbe essere adottato già tra qualche mese. Abbiamo sviluppato questa soluzione che in maniera molto semplice, tramite un codice QR che è scansionabile da qualsiasi smartphone anche di ipovedenti, è possibile far partire una narrazione, quindi un file audio, direttamente sul telefonino dell'ipovedente. E questo file audio narra esattamente lo stesso contenuto informativo che c'è sulla parte, grafica. Massiccia adesione all'iniziativa organizzata dall'AVI e dal SoroOptimist, la camminata della salute per sensibilizzare ad un corretto stile di vita e alla prevenzione. L'idea del SoroOptimist Club, che ha coinvolto l'AVIS e tante altre associazioni in una camminata per la salute che ha attraversato l'isola pedonale di Cosenza. È una rete della salute che abbiamo realizzato con tante associazioni femminili e di settore, sono tutti, i cui loghi sono tutti sul banner che i ragazzi porteranno in questa passeggiata simbolica che è stata organizzata proprio dal SoroOptimist d'Italia. Infatti in questa settimana molti club da nord a sud realizzano questo evento. Noi siamo partiti già nel mese di gennaio con un convegno con specialisti del settore, abbiamo fatto degli incontri di informazione presso la scuola che dirigo, il Pezzullo Quasimodo Serra, ed è un evento di formazione e informazione. Infatti distribuiamo dei dépliant proprio per prevenire le malattie cardiovascolari, soprattutto nelle donne e nei giovani, perché anche una corretta alimentazione può portare a uno stile di vita migliore e quindi a uno stato di salute più sereno e più prolungato nel tempo. Vediamo tanti ragazzi, hanno aderito sì, diverse sì, scuole. Molte scuole, perché abbiamo avuto il patrocinio dell'USR Calabria, il direttore generale, la dottoressa Calvosa, ha riconosciuto il valore didattico importante dell'iniziativa, quindi sono presenti il liceo Scorza, il liceo Fermi, l'istituto Monaco, l'istituto Lucrezia della Valle, più tutti i miei studenti che mi hanno anche aiutato nell'organizzazione, ed è un modo anche per misurare la pressione e l'indice glicemico in modo gratuito. Abbiamo l'Ordine di Malta, sono venuti il Soccorso Italiano, con tutte le associazioni di prevenzione e lotta ai tumori femminili, l'AMMI, l'AVO regionale, CSV, cioè è stata una rete soprattutto di donne, questo ci tengo a dirlo, perché le donne quando si uniscono siamo davvero una forza. Adesso la pagina sportiva. L'aveva detto a margine della partita del Marulla, lo ribadisce in conferenza stampa oggi alla vigilia della gara con la Cremonese. Il Crotone deve continuare a giocare come sta facendo. Giovanni Stroppa appare sereno e tranquillizza la platea dei giornalisti, spiegando che la sua squadra, al di là del risultato del derby, è maturata e sta attraversando una fase positiva della propria stagione. Dobbiamo continuare così perché le ultime partite, ma quello che poi dice il campionato da quando abbiamo ricominciato nel girone di ritorno, dice che le prestazioni del Crotone sono eccellenti.
Quindi se è vero che la Cremonese arriva da risultati importanti, è anche vero che a parte Cosenza, parlo di risultato, il Crotone è in piena salute e quindi, ripeto, bisogna continuare così. Di fronte alla Cremonese, squadra che occupa la classica posizione di classifica che può servire da trampolino di lancio per qualcosa di più importante in una salvezza risicata. È una squadra molto quadrata, ordinata, organizzata, ha giocatori nelle individualità molto capaci davanti anche in mezzo al campo, giocatori anche che non soltanto sono bravi a fare la scelta giusta e quindi hanno piedi e testa, ma hanno anche corsa, e quindi è una squadra che ti può mettere in difficoltà con il gioco e quindi costringerti a correre a vuoto, e allo stesso modo a campo aperto, quindi solita partita di quelle che potremmo aver già visto in casa. In campo allo Scida non ci sarà Golemic, che in attesa dell'esito del ricorso sconta la prima delle 5 giornate di squalifica inflitte dal giudice sportivo. Per la sua sostituzione torna disponibile Spolli. Per il turnover farò giocare la formazione più in forma, sperando che chi poi subentrerà ci darà una mano, una grossa mano, perché comunque confido sempre nel chi entra a migliorare la condizione della partita. E in chiusura le previsioni del tempo. Correnti di aria fredda che scorrono sul bordo sud-orientale di una figura anticiclonica posizionata sulla penisola scandinava continuano ad alimentare una circolazione ciclonica ormai presente sulla nostra penisola da giorni. Sulla Calabria insisterà della variabilità che si tramuterà dal pomeriggio di venerdì in instabilità pomeridiana nelle aree interne e sui versanti ionici. Domani tra poco è parzialmente nuvoloso al mattino. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità di tipo cumuliforme sui rilievi e sulle aree interne, con possibili piogge e rovesci, localmente anche a carattere temporalesco, specie su Pollino, Sila e Serre. Temperature stazionarie sempre sotto i valori medi tipici del periodo. Domani ventilazione debole occidentale sul Tirreno con mare poco mosso. Poco mosso anche lo Ionio per venti deboli di direzione occidentale sul settore catanzarese e reggino, settentrionale su quello crotonese, sud-occidentale su quello cosentino. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.